a tutti ragazzi, io sono Ciccio Gamer 89 e oggi sono The Gamer Dani. Salve a tutti, Indavio, l'unico qui che non si spaccia per qualcun altro. Ma dovevi citare un youtuber italiano di vecchia data, Madonna. Ma io non c'ero su YouTube Italia in Dani? quel momento. Ma chi è Dani? Neanch'io c'ero. Ragazzi, ma chi è Dani? Ah, The Gamer Dani era, è ancora vivo. È un tizio. Sto scherzando del titolo. Oddio, è un ragazzo che fin da quando ha 11 anni, quindi dal 2011, fa video su YouTube. Seguiva i suoi let's play da piccolo. Ma è italiano. Sì. Oddio. Ok. Oggi si fa Selica, Davio, vai da Sì. Selica, devi fare il cimitero. Poster Dani? The Gamer Dani si chiama, va, non so se ha cambiato il nickname. Mi sa che ha cambiato nickname. Dai, intanto che Pazzesco. voi verificate questi youtuber. Ma sì, Davio, tanto ci vuole 2 minuti, non c'è manco bisogno che tu salti, secondo me. Ah, dimenticavo, E è vero. La Team nostra Titan. arma. Me ne ero dimenticato anch'io. Io no, Selica, non sono pronto per Ma ci te. saranno sempre sti scheletri? No, ogni Sti volta che li gargoyle. sfidi saranno leggermente diverse le formazioni e se non sbaglio i nemici saranno con ogni visita più potenti. Ah, grazie, lo apprezzo molto. Vero? Io adoro come sono diventato un buon impieditore di Echoes solo perché l'ho finito recentemente, perché non riuscivo a staccarmici. Ma grande. No, questo è un buon inizio. Ready anytime. Ma potevi sprecare quel PS in più. Eh sì, ma pure meno possibilità, quindi. Vai, Jenny, indeboliscilo. Anzi. Tanto lei non è sick, lei non è mai in pericolo di vita. Beh, insomma. Oppure non mi ricordo al momento, Jenny è un po' di settimane che non la vedo. No, Jenny funziona bene. Sette punti succulenti di esperienza. E vabbè. Sì, infatti. Hai detto che vabbè ancora prima del critico, cioè. Olio d'ossa. Ci facciamo Che tanto. schifo. Sì, tienitelo. Io bevo solo olio d'oliva. Bevo. Olio d'oliva. Neanche si può bere. Ma tu mi sottovaluti. Ma dici l'olio d'ossa o l'olio d'oliva? No, L'olio d'oliva. l'olio d'oliva lo so che si può bere. Ah, ok. Io ho un aneddoto sull'olio d'oliva. Vai. Prego. Raccontaci l'aneddoto. Il capodanno questo l'ho passato in Liguria mentre il mio coinquilino e il mio ragazzo l'hanno passato qui nella mia città, no? Sì. Anche se oramai si sa che è Firenze, però dettagli, faccio finta di essere anonimo. Mi hanno raccontato poi quando sono tornato a gennaio che il mio amico, il coinquilino, ha visto la champagne e gli è sembrato olio, cioè ha visto l'olio d'oliva e gli è sembrato champagne e si è messo a berlo. Poi però arrivo qui e mi dice no, ma in realtà non è successo, quindi io non so cosa credere. Alla faccia. Leon oggi è proprio. Ma è capitato due volte. Sì? Infatti. La faccia. Come ha fatto a sembrare champagne? Non lo arriva però, scusa. Magari saranno stati ubriachi e il colore più o meno è quello, vagamente. Cioè, se Vivider anche ha detto mi sottovaluti, anche tu si vede che sopravvaluti, cioè. Sì, ma io lo so distinguere l'olio d'oliva dallo champagne, quindi. Ma Ne grazie sei al cavolo. sicuro? Sì! E sono Magari sì, astemio, magari però. appunto. Perché sei astemio, Davio? Perché non mi piace il sapore. Ah, ok. Cioè, Di nessun alcolico. sono diventato più avanti.
Ma comunque, sì, anche quando mi capitava bevevo pochissimo. Io sono un vero uomo e infatti... No, non è vero, mi fa schifo. Più maschio alfa abbiamo, sei un vero uomo. No, 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 non bevo neanche io. Ma a me forse, se mai capita ogni 3 settimane una bottiglia di champagne perché mi piace. Ah, e Jenny sì. Che doppia. Jenny che doppia ma non colpisce. Qualcosa dovrà pure essere sacrificato. Io ammazzerei il gargoyle. Però non ci riesce, quindi... Con le abilità? No. Con le abilità non può doppiare. No, secondo me questo qui è più probabile che non faccia male, quindi... Infatti. E lei ha attaccato Vivi. Qual è il problema, Vivida? 10. Aspetta, quanto è velocità? 11. 8 meno 2 forse viene doppiato, però a 7 di difesa. Ok, sta a posto. Ma raga, ma state tranquilli che non muore. Ma dai, cioè... ma ti sei messo a fare i calcoli. Manx ha fatto un video dove dice che non si devono fare i calcoli perché boh. Ho capito, però Manx non si non si può fare partiamo, quello che dice lui, quindi... Partiamo dai presupposti. Manx è pelato, quindi... Parti sempre da quello, così ogni volta menzionarlo. No, ma comunque Davio è molto carino e accettabile, che calcola, dai. È l'unico prudente dai, tra i nostri, quasi. Sì, io non... Di noi. Beh, insomma, pure io lascio ogni tanto le unità a prendersi i colpi. Sì, però un minimo di rispetto più di noi forse va meglio. Meno di denti, sicuro. Ci sono dei clip. Io quando gioco, gioco bene. Io ignorerò quell'insulto, non ci sono prove, cioè... No! Ci stanno le clip su YouTube pure. Continua a dire le cose false. Le cose false. Meriti un level up falso. Okay, sì, falso. Level up falso. Che è come l'arco. Meno uno. Quello è un level up falso. Mamma mia, Atlas. Sì, lui è un cittadino appena preso. Cioè, no, no, non ti puoi presentare così. No, potevi indebolirtelo. Come? Con tanti attacchi, non lo so. Sto tirando a caso. Sì, dai, comunque. Vai, Johnny Petronel, per spiegarti. Quando le unità su Fire Emblem attaccano, di solito fanno uno o due attacchi. Quindi, cioè, non è che puoi attaccarlo all'infinito. Quindi non, capito, non quindi non è che potevi indebolirlo. No. Sì, ma nel senso Selica poteva andarci di fuoco e Paola qui con il giavellotto, qualcosa del genere. Ma Paola col giavellotto fa uno. Arrivava sempre più vicino all'obiettivo. Ah no, Paola è quella verde, è vero. Sì. Tatua è quella blu. Pure lei gli servirebbe qualcosa di meglio, eh. Però qui non ce l'abbiamo proprio le lance. Dovresti darle una chiave. La userei per coprire uno dei fianchi di Atlas. Eh sì, mi sa. Eh sì. Questo. Vediamo se come va. Nel frattempo speriamo non muoia. Ma va là, Selica. Devi fare il cimitero rito. Sì, guarda il close up sulla faccia di May. Qua. Vale la pena avere sempre cosa sulla sua faccia. Certo, però. Ma non sono un fan di May. Di sicuro hanno migliorato le facce dai tempi di Awakening, diciamo. Sì, assolutamente. No, ma comunque vergognati, Vivider, che hai un'opinione diversa. Ma allora, Jenny è molto più carina di May, prima cosa. Sono d'accordo. In termini di doppiaggio. No, vabbè, ci sta, sono gusti. No, non sono gusti, è la verità. Sì, sì, continua, sì, sì. Ecco, adesso indebolisci lì per lasciare abbastanza per Atlas. Allora. Non ce la fa. 11. 5. O forse c'è modo, sì, dai. Eccolo. Perfetto. Se Camui non non fa il triplo. Ammazzo, ho dovuto avere la prova diretta prima di fidarsi, di me non si poteva fidare. Già. Mi emoziono, un cittadino che uccide. Cioè, non si vedeva
Sa da quanto? Anzi, io c'ho pure la spada di ferro. Ma non ha preso niente di esperienza. Che patetico. Ma già può promuovere. Ma perché livello 10 devi promuoverlo? Ma... Allora, io non mi ricordo più dov'è il tempio per promuoverlo, quindi... Dietro una battaglia che se la finisci Paola, Katria e Atlas ti lasciano e devi andare a rireclutare facendo anche il cimitero lungo la strada. Capisci che non è proprio in cima alle mie priorità. Oppure dopo questo vai giù al dungeon del corallo rifacendo una seconda volta il cimitero. No. Ma che palle, io ci ho provato, io voglio vedere sto cimitero per sempre. Mannaggia te. Dai, che ogni volta poi ci stanno sti nemici inutilissimi. Ok che mi dà esperienza e questo lo accetto, però... Lo accetto. Sì, è palloso. Io Fire Emblem davvero. Voglio solo le battaglie che contribuiscono alla storia principale, anche se sono killer. Ma sono apposta lungo la strada. Sì, ma non è che a me dispiaccia avere l'esperienza. Solo che dico, ma sempre lo devo fare? Fammi scegliere quando... Sì, da Weekending lo potevamo saltare, che cacchio, sono tornati ai tempi di Sacred Stones qua. Ah, e tra l'altro è peggio di Sacred Stones perché qui non ti puoi ritirare fino al terzo turno. Come, scusa? Cosa? Perché se clicchi sul menu, adesso è il turno 3. Visto? Scusa, ma io questo non lo sapevo proprio, cioè è la prima volta che lo scopro. È così. Era ancora 3. Ancora 3 unità che non si sono mosse. Ah, ancora 3, ok, ok. Ma quanto cazzo sono un buon intenditore del gioco, mio dio, lo conosco come... Cioè, incredibile. Tranne il post-game. In post-game ho fatto i capitoli con le barche solo finora. Venire a sapere cose nuove sulle meccaniche era proprio l'ultima cosa che mi aspettavo oggi. È detto da me che non... Oh mio dio, non è tanto speciale. Oh, lei fa un critico a round, cioè... Infatti. Dice, così conquisterò Vivider prima o poi. Altro che... Quanto vorrei che il prossimo Fire Emblem non sia censurato come questo. Mi piace quando è doppiato, ma se mi doppiano roba censurata... Beh, non so quanto... Quanto hanno cambiato qui. No, qui in Echoes no, dico di Engage. Ah, Engage sì. Cioè, non voglio una ripetizione di Yeti e Gold Mary, cioè. Allora, salviamo, per prima cosa, così. Tanto lo devi rifare comunque. Ok, però almeno se mi sbaglio... Ah, ok. Questo capitolo è fantastico. Vi oh, prego, apprezzatelo sì, insieme a me. Dimmi che è lui. Oh, sì. Oh... È il fortino del... Oh, cioè, sì. Scusate, ma... Scusa, a destra c'è un buco gigante. A destra ci stanno i buchi neri, vabbè. I buchi neri? Pure a sinistra. Siamo nel deserto, ma siamo anche... Nello spazio. Ma qui... Cioè... Lascia perdere. È stato un inferno per me sta mappa. Che schifo di mappa, madonna. Tutti arcigoni. Tutti! Hai pure ottenuto le sorelle Pegaso, no? Per dire, ah, non si possono muovere, soffri. Vabbè. Vediamo di farla finita in fretta, perché... In fretta. In fretta. Tutto l'episodio finirà qui, eh. No, io ho abbastanza fiducia. Sono le 21:20, prevedo che almeno alle 22 stiamo qui. Ah, certo, dimenticavo, la sabbia. Valbar che si muove di una casella. Lascia perdere. Ma in Engage nel deserto non c'era sta penalità al movimento della sabbia oramai, vero? O ricordo male? Ricordi male. C'erano tipo dei punti in cui potevi andare bene, altri male. Ah sì, ecco, sì sì. Adesso mi ricordo. Col capitolo 12, quando arrivi a Solm. Ma io non ci sono arrivato, quindi... Quando rimani in Brodia, Dabio. Sì. Tento di guastare lo spoiler. No, sono ancora... Io ci sono ancora a Brodia. Devo fare il capitolo 9.
Io sono curioso di sapere cosa penserai dell'11. L'11 è quello, mi sa, che mi è stato spoilerato, quindi... Che cazzo però, innocente. La protagonista si può muovere di una sola casella, game design, vi prego. Cioè, ma qui siamo a livello... Abbiamo una certa clip sul canale Twitch dei genealogisti di Roy. Questo è l'opposto, praticamente. Qui siamo noi quelle che si muovono di una casella sola. Sì, lascia perdere. Capito? Ci stiamo cagando in mano. Ma Selica, tra tutti, gli dai la penalità al movimento. Non solo lei, pure Jenny. Domanda. Ma tu hai modo di registrare la Switch? Mi sa di no in questo momento. Ci sto lavorando. Ah, ci stai lavorando, ok. No, perché a quel punto, cioè, se eri ancora Brodia, potevi addirittura... potevi addirittura ripartire e fare blind engage. Vabbè. E ma tu lo sai quanto tempo ci ho messo ad arrivare a Brodia? No. Senza scaramucce, vero? No, le ho fatte certe scaramucce. No. Certo, non le farei in una serie, magari. Atlas, sei una vergogna. Questo capitolo è una vergogna. Questo è il deserto tanto agonizzato. Cioè, tanto aspettato. No, mi sa pure agonizzato. Ma agonizzato sarà l'uscita. Cioè, il progresso. Vabbè, almeno. Giustamente, solo quelli con la spada qui sono di una vaga utilità. La Madonna. Cioè, ci ha fatto quasi un livello intero. Quelli con l'arco falso puoi usare tiro effettato e non ti potranno controbattere. Ma in realtà pure voglio l'arco vero, perché tiro effettato aggiunge uno. Eh sì. Vero. Certo, più che altro il problema è che ovviamente i Pegasi non si possono neanche avvicinare. Gli unici che possono sperare di fare qualcosa. E sperare è la parola chiave. Eppure tu. Ma tra tutte le cose che dovevi tenere di Kaiden, ma questa è la quasi la peggiore. Stavo per dire la peggiore, ma mi sono ricordato dell'atto 4. Infatti. Ma non lo so. Vabbè, sì, di sicuro pure su Gaiden funzionano così il deserto. Ma poi è un problema in tutta la serie, cioè... quando vedi il deserto di Fire Emblem, tu lo sai subito che sarà un problema. No, infatti non vado lì. Per me è l'unica volta che sono riusciti con l'ambientazione del deserto in Radiant Dawn, sinceramente, in parte 1. Sì, perché... e infatti lì non è che... cioè, io i capitoli del deserto in parte 1 sinceramente li adoro, perché c'è il capitolo 4 dove sei nella stanza dei tesori e la sabbia è un problema solo in cima alla mappa, ma nel frattempo c'è l'ambientazione carina. E il capitolo 5 è un problema in quasi metà, se non meno di metà della mappa, però di nuovo è l'ambientazione carina. Sì. Poi arriva parte 4 e ti rovina tutto. Col deserto in mezzo a Begnon, che non si è mai capito perché. Io non ho parole. Cioè, ma poi Jenny, guarda, che lei dovrebbe... Ah, no, lei c'ha allenamento. Meno male. Meno male, veramente, perché sennò... cioè, se non la livellavi prima di sta mappa. Che io non mi ricordo se l'avevo fatto o meno, ma mi penso di no. Beh no, io Jenny la livello sempre, proprio per quello che diceva anche Vider. Tornando di cose serie, dovremmo fare una tier list dell'aspetto fisico dei personaggi di Echoes, prima o poi. Mi trovo d'accordo. Anch'io, cioè, ma come puoi fare? Che uniamo le opinioni e le facciamo la media o come? Oddio. Addirittura fare la media può essere... no, io chiedevo per dettagli tecnici, perché non so come puoi procedere tu. Sì, sì, potremmo fare la media. Sì. Ci sta.
o comunque una discussione tra i tre. Io che alzerò la media quasi di tutto e Vivider che sarà pronto ad abbassarla quando serve. Ma io non lo conosco. Faccio sì, finta. Magari è segretamente molto pieno di complimenti. Beh, potrebbe essere, perché comunque prima l'ha fatto uno. Scusa, che vuol dire sei proprio un buffone di corte? Sarà per la conversazione di prima. Sì, non avevo notato. Solo che si aspettano che te la ricordi. No, no, è per quello che gli ha risposto. Sì, non l'avevo notato io. Ok. While maintaining a boyish innocence, he also needs to listen, but be ready to tell the hard truths when necessary. Oh, come on. No one's that perfect. Someone is, and his name is Val. You are definitely kidding yourself. Ok, chi la prepara la tier list? Ah, vuoi farlo già oggi? Beh, no. Ma la tier list preparazione deve essere. La tier list c'è di. C'è già, credo. Sì, quei personaggi di Echo si immagino di sì. Probabile. Ma più che lì ti. Eh no, se ho fatto bene il conto, gli arcieri non possono arrivarci fino a lì. Ah, ok. Adesso fa il triplo, grazie. Cioè. Proprio questi sono i tripli inutili. Davanti a degli arcieri. Non ne avevi abbastanza di fortuna. Infatti, cioè. A cosa può servire la velocità IPS, cioè? Vabbè, Atlas non è che può fare niente, però. Metti che arrivano delle viverne da contribuirà solo nel cielo. Sì, le viverne da giù lui arriva tanto. A voi serve un po' di velocità, eh. Non so se c'è da qualche parte la Speedwing. Ti consiglierei di evocare con lei, così magari distrarre qualche alcera. Sì, ma ci mettono 50 ore ad arrivare dall'altra parte. Però tra 50 anni arriveranno a contribuire. Forse, non lo so, non ho mai provato. Questa mappa mi riempie di disperazione la Danganronpa. Dove lì c'è un maniaco con io voglio farvi provare disperazione. E cosa ci sta riuscendo? Ma che io voglio farvi provare disperazione? Anch'io voglio provare la Danganronpa un giorno. Danganronpa ti consiglio di fare let's play blind, guadagneresti un sacco di... in italiano, poi non so se c'è. Non ho mai controllato. Interessante come idea. Alla gente piace un sacco. A me piace un sacco. I giochi pieni di trama e vedere le reazioni. No, se va di là finisce Atlas, non lo so, anzi Atlas lo mettiamo, non so se hanno un supporto almeno. Atlas ce l'ha con Selica per qualche motivo. Ah beh certo, non ce l'ha Jenny ma ce l'ha Atlas. Tu volevi che Jenny avesse un altro supporto, non lo... Vabbè, anche Jenny lascia perdere. Cioè, un supporto. Y uguale mezzo... Non so leggere quei simboli. Y uguale un mezzo mu x al cubo. Punto interrogativo. Cos'era mu? Il mu è... È la lettera greca in basso. Ah, stronzo io che stavo pensando ai campi magnetici. Ma va bene. Guarda, da te mi aspettavo mi rispondessi al verso della mucca, quindi. Io non mi ricordo più che è mucca per i campi magnetici. La costante di qualcosa. Ma lui oggi... Cioè, ma questo... Se sta prendendo la fortuna di tutti gli altri? Come funziona sta cosa? Vabbè, sull'arciere non fa schifo, eh. È tipo costante. È tipo la costante di permeabilità magnetica. Ah. Mi pare. Adesso ne sai di più di prima, eh.
Allora, in teoria io l'avrei studiata fisica alle superiori, solo che... Io l'ho fatto anche all'università, quindi... Purtroppo... Però la teoria è teoria. Però la teoria è teoria. Sia una buona idea. No, infatti. Aspettiamo che qualcuno vada... Wolf con due F. Eh sì, tedesco. Io sono chiamato un boss di traccia così. La madonna. Rip. Addio. Attiva. No. Addio May, sei stata... Sei stata... Ma può resettare, cioè ritorna indietro nel tempo. Addio, ah, May. Lei non muore? Eh no, che non muore, deve apparire nella trama. Si ritira. Vabbè. Ovviamente lui schiva. Impressionante. Ingranaggio time. Allora, fase giocatore. Dov'è che si è mossa? Torna indietro, torna indietro. Ha laggato un pochettino. Ah, devo tornare indietro. Siamo accorti. Troppo così, secondo me. Ecco qua. Torna a prima di averla mossa, sì. Voi forse... Tanto non è che ha fatto niente, quindi. Ma poi non viene ucciso, no? Non no, questo qui ha raggio... Aspetta, togliamo questo qua. Mettiamo lui. No, lui arriva solo fino a Saber. Perfetto. Perché? Ma Saber non è che muore. Ah, perché lui è tiratore scelto e quindi... No, Saber non muore, dai. Tra questo e il 4 non so Kaga dove aveva fumato più erba dannosa per le formazioni dei nemici. Vedi? Mei, così si fa. Sì, dice a quello che ha più velocità, ci credo. Poverina, dai. Dai, quanti arcieri si deve prendere lui? Sì, ma stai dicendo che May è una culona? What? Che vuol dire? Non ho capito. Perché è lenta. E che c'entra? È una parola che non conosco. Davvero? Davvero, in teoria non si è usato. Non mi è mai capitato di sentirlo. Culona. Forse una volta o due, non penso. Ok. Ce ne pensi, Davio? Qui si usa molto spesso, quindi... qui nel Lazio... Allora, praticamente, Johnny Petronel... sempre dire il mio nome per intero. Quando dai. Aggiungi One... Una quello, eccetera, okay. Intendi qualcosa di grosso, quindi sì, culona vuol dire che ha il culo grosso. Il mio cervello, e che quindi è lenta. Non ha collegato al nome alterato. Ma vi ricordate le elementari quando si chiama nome alterato, nome derivato, nome composto, nome comune? Che tempi. Aspetta, come si chiamava l'analisi logica del periodo, ve la ricordate? Sì. Io ne ho fatta talmente tanta. Io la odiavo proprio alle elementari. Ma io l'ho fatta anche alle medie. Io anche. Io no. Avevamo smesso a quel punto. Alle medie proprio hanno preso pesantemente. No, alle medie io avevo una professoressa di italiano che voleva che facessimo tutti il classico e quindi. Ma dai, ma che cacchio di atteggiamento ha? Ma perché non hai curato voi? Non ci ho pensato. Vabbè, tanto lui è fuori dal raggio, quindi. Non ti puoi mai più redimere adesso, cioè. E lui rimane qua. E Saber magari gli reggio di uno. No, lo mettiamo nel bosco. Eh sì, infatti non ci ho pensato. Ok, chi morirà secondo voi? Lui. Decisamente sembra una possibilità. Alla fine delle spe calcolare quanto si è parlato del gioco e quanto di qualcos'altro. Soprattutto se che il K si becca più attacchi.
Sì, vabbè, ma non è. Non è cosa parlarci seriamente di sto gioco. Sì, se dovessi fare un calcolo direi. Ma che schifo è questo? 90% altre cose. Ma che schifo di mappa. Cioè. Ma roba da vomito, metaforico, cioè. Cosa che devi portarci Balbar. Sì, quando? Con calma. Sì, tanto l'esperienza bonus di Path of Radiance qui non c'è. Anzi, sì, torniamo all'inizio del turno proprio così. Beh, questa è una mappa talmente merdosa che puoi finire gli usi degli ingranaggi, secondo me. Ah, ma c'è l'acqua. Si può pure curare da solo. Dopo averlo messo lontano. Gli servirebbe, sì. Ok, 1, 2. Un bel 4, 5. Lui si sposta giù. Così. Quello lo deve seguire. L'elemento. Senza l'elemento è impossibile qui, cioè. Jenny è indietro di 2 km fino a quando può curare. E lei, tra l'altro, neanche si muove di 2 caselle. Non si capisce perché? In realtà sì. No, solo no. Di una, Jenny. Ah, Jenny! Ok. Lei si muove di 2. Però Jenny si muove di 1. Nonostante abbiano entrambe 4 di movimento. Sì. No, mettiamo pure lei fuori. Kamui lo mettiamo qui indietro. Lui pure. Loro due se ne vanno proprio da un'altra parte. E vediamo se basta. Vediamo. Questa è la mappa peggiore del gioco finora. Ah! Quanto ridevo se schivava 2 volte. È quello che si riderebbe sto boss, eh. Grazie. Boss che tra l'altro adesso è uscito fuori. Sì. Non che lo possa raggiungere, perché... Sì, infatti. A meno che non ci arrivi. Hai giusto abbastanza sabbia da... Allora, ci arriverebbe però morirebbe, quindi... Già. Vediamo quello che si riesce a fare invece. Perché lui ci potrebbe arrivare. Saber, mettilo accanto a Selica e fagli bere un qualcosa dai rifornimenti che consumi 20, che diridi a 20. Eh sì. Questo qui. Pure lo facciamo fuori. Valbar lo spostiamo qui. Jenny cerca di... O no? Invece di sentimento no. Recupero. Anzi, sai che ti dico? Visto che l'altra volta ha funzionato. Sì, ma il boss come lo ammazzi adesso? No, è che Jenny ha un po' pochi PS adesso. E il boss, vedo se... Mi sa che l'unica speranza è che il boss decida di attaccare gli altri. Che la one shot, le sorelle comunque avvicinale. Perché? Ci stanno gli arcieri, come faccio ad avvicinarle? Fuori al raggio, fuori dal raggio d'attacco, così se serve un colpo di emergenza... Ah, non riesce ad avvicinarsi di più. Che in un colpo loro non muoiono. Secondo me sì, però vediamo. Tanto perché questo qui può attaccare da... Quanto è Jenny che... Ah, perfetto, si fanno da esca. Esattamente come avevo previsto. Sono sottovalutate ste cose. Io adoro usare le esche. Sono comodissime. Certo, si muovono pure loro di una casella, però. Guarda questo adesso dov'è?
ho sopravvalutato l'IA. Comune in questo gioco. Anzi no, facciamo da qui. Oh! Dopo che l'ha pure ucciso nel passato. 23 di esperienza. Era un attacco. Niente, i level up oggi vanno solo a Leon di accettabile. Se manca questo. Dai. Il parassita peggiore è svanito. Velocità, velocità, velocità. Voi stati zitto per cortesia, che prima. Vabbè, in difesa sua sei tu che hai detto che non gli serviva la cura, eh. Ok, però. Questo qui si fa doppiare da tutti. Valvar può contribuire. In questa mappa. Ma c'è pure saltato. Doppia. Valvar livella. Velocità e resistenza. Quasi. Cioè, proprio. Tutto tranne velocità e resistenza. Non ci posso credere. Leon gli ha lasciato un po' di fortuna a lui, vabbè. Ma stavo per dire pure. Se no sta Sally caporaccia, sappiamo che il gioco di certo non le dà l'esperienza. Potrei fare evocazione di nuovo, perché lei in realtà cura i punti vita. Cioè si cura i punti vita da sola. No, lui non si può ancora avvicinare. Questo è diventato il problema principale. Ammazza, neanche si muovono questi. Eh no, perché gli stai coprendo quasi. Ok, allora Leon dovrà attirare quello lì. È l'unica cosa che può fare. Valvar pure può attirare Valvar, qualcuno. Valvar è praticamente uscito dalla sabbia finalmente. Tutti stanno uscendo dalla sabbia. Alla fine dovremmo pure fare qualcosa, no? Tiè, esperienza Jenny, perché così può salire in difesa. Oh, abilità non le serve perché le percentuali non cambiano mai. Ma non saliva. Non si può muovere a livello 10. Lei non è. Ah vabbè, no, dipende da classe a classe a quanto. Ok, però il suo dovrebbe essere intorno al livello 10. Mi dispiace, non l'ho programmato io il gioco. Io che mi scuso per gli sviluppatori. Intanto che questi qua attaccano, andiamo a vedere. No, non su Valvar, vi prego. Lo state shottando. Fire Emblem Wiki. Vabbè. Class change, Gaiden. Livello 12. Ok. Io penso se gli faceva triplo. Non sta morendo nessuno, no? Non è che mi sto perdendo. No, non penso. Impressionante. La cioè, guerra dei miss. Questi qua forse riusciranno pure loro a contribuire a momenti. E scusa, giusto un momento. Ammazza. Mei si può promuovere a livello 14. Ma sì, dai. È il primo attacco di Selica per la mappa? Sì. Che deprimente.
Mi sa che vi chiedo di perdonarmi, ma questa mappa mi ha... No, non è che ti estrai dalla sofferenza così, che devi fare? Ne sono capace invece. Ti capisco, guarda. Sono abbastanza distrutto. Guarda un po', Maker prende. No. Pazzesco. Dio mio, perché? Ma poteva andarsene via così, non lo notava? Oh, e invadiamo la fortezza con Valbar di tutte le persone. Quello che si passa uno alla volta. Oh, scusatemi, vado a nanna perché sono stanchissimo. Ti capisco, ma guarda pure io dopo sta mappa. Manotte maledetto, ma come ti non mai perdonato. Ma cioè... quanto Johnny Petronel, quando è che facciamo andare un saga in episodio 3? Vediamo un attimo, apro il mio calendario. domani no domani no, no domani venerdì no. Ok, che ora? Quando vuoi. 3:30-4, quale facciamo? Perfetto, va bene. Quale? 3:30. Ok, va bene. Sempre in diretta a fare le cose. Perfetto. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Cioè, ma ci sono io e te. Se hai mai visto una mappa che veramente fa addormentare uno? Il deserto ha causato casualità tra i commentatori. Casualties. Non si è veramente mai visto. Noi siamo i primi. Alla fine della mappa, commentatori rimasti, due. Questa dritta in descrizione. Poi se per Danganronpa hai bisogno di sapere l'ordine in cui guardare le cose, te lo dico io. Sì, certo, se... poi magari controllo giusto più avanti una cosa, perché adesso ho altre cose. Però magari per l'ordine cose simili... Solo qualunque tu faccia occhio agli spoiler, che la fandom lì ho sentito che è molto... felice a spoilerare le cose per qualche motivo, non so perché. Beh, diciamo che non sono gli unici, eh. Cioè, certe non fandom. Cioè, chi altro ha questa reputazione? Beh, i fan di Fire Emblem, per esempio. Sì, è vero, come non ci ho pensato. Sei sicuro che sia la migliore delle idee? No. Madonna, i fan di Fire Emblem sono spettacolari. Qua almeno ci tratteniamo anche dal minimo di engage ancora. Sì, cioè, per i giochi usciti 20 27 anni fa, più o meno, spifferano tutto in un modo assurdo. Ma sì, ma non ci sono scuse, ma io ho sempre trovato stupida la scusa. Ma è vecchio oramai sta cosa, che te ne frega se viene spoilerato. Ho capito però, cioè... non è che io so giocato solo perché è vecchio. Uno, ma mi auguro che le cose vengano costantemente scoperte e vissute per la prima volta, non solo da una generazione e basta, cioè. Certo. Se no ti immagini... Le Let's Play Blind non esisterebbero più. Sì. E sono tra il mio contenuto preferito da consumare. Cioè, sono... i giochi sono anche fatti per quello, per essere giocati senza sapere quello che succede. Però dai, almeno grazie a qualcuno so che in una certa che c'è abuso tra gli sposi, no? Che tipo dici? È una tematica abbastanza pesante che sarebbe stato bello scoprire durante la mia prima giocata, avere i bimbi sì. Dalla rabbia. Però... altra cosa tra l'altro, perché quello lì, ok, un gioco ufficiale posso anche capire che si sappiano certe cose che succedono. Che però... ci si faccia i meme e tutto quanto. Però una hack, no? Sì, infatti. È anche abbastanza probabile che l'altro non ce l'ha, non l'abbia ancora giocata. Però sai, doveva necessariamente spegnermi durante il discorso all'americano. Eh sì, dovevano dirlo perché sennò
tu non potevi sapere perché è sbagliato il modo in cui viene trattata quella tematica. E io nella mia risposta, tizia, non ho giocato, che ti prendo sulla parola. Che schifo di comportamento, cioè... Io non voglio essere spoilerato mai su niente, perché nelle storie io mi immergo. Sì. Quella volta su Genealogy che abbiamo fatto... Ho causato un discorso da 10 minuti sul personaggio di Claude. Non ho mai sentito nessuno nella comunità di Fire Emblem criticare sto qua, e io fino al primo impatto sono tipo... Tizio, perché nascondi queste cose? Perché fai, ti comporti in quel modo con quella che dovrebbe essere tua sorella, stando a te? Ah vabbè, quello della sorella io non mi ricordo al momento. E tutta la cosa con Silvia. Ah ok, io parlavo delle sue visioni. Sì, anche. Cioè, hai le visioni del futuro, sai che allora le cose potrebbero andare in un certo modo. Non dici niente. E l'altro poi, cercare di parlare delle cose nel modo più vago possibile senza spoilerare la roba alla gente è divertentissimo. Sì. Cioè, è quasi un gioco a sé. Io lo adoro. È vero. Cioè, il mio ragazzo, che lo adoro, quando guardiamo roba, lui fa costantemente domande, tipo in modo aggressivo, pretende risposte sulla trama, e io sono tipo, io non ti voglio dire un cazzo. Qualunque risposta o reazione io abbia, lui capisce come andrà avanti la trama. E non ha alcun senso, perché lui comunque la trama se la gode appena scopre colpi di scena. Quindi io devo abbassarmi a mentire, cioè... Così succede il contrario. Non so se tu conosci qualcuno così. Beh, diciamo che per me non è molto comune guardare le cose in compagnia di qualcun altro, però sì. Cioè, per me è proprio la cosa normale. Meno male che ha schivato, mio Dio. Sì, che veramente. Ma non ho parole. E questo qui preferisce... No, non attaccare illusione. Cioè, pure illusione ha schivato. Ha fatto un ultimo fanculo proprio. Dio, raga, ma quella là che è bloccata dietro a Jenny. Ma no, curello con Selica quei rifornimenti. No, consumiamo tutto, dai. Su questa mappa. Consumiamo più l'alimento, almeno. Thanks. Lei si avvicina un pochettino di più verso la promozione. No, anzi. Ah, The Last Promise, hai presente? Sì, più o meno. Se non sbaglio, mi sa che ho visto che un qualcuno diventa boss, no? Che è proprio nella thumbnail di un video YouTube. E certo, quello è... qualcuno ne ha parlato dell'A, che io sono tipo, ma perché mi hai fatto vedere questa immagine, scusami? Quella è l'altra cosa che io proprio non capisco. Ma perché devi mettere queste cose qua nelle copertine dei video, nelle locandine? Che odio... Cioè, okay. Non è una situazione in cui tu lo sai già dall'inizio chi è il boss finale. Ti consiglierei di curarlo di 10 PS almeno. Sì, mi sa... Valvar puoi incassare tutto. Ma dai, ma schiva pure. Non solo incassa, schiva pure. Allora. Cosa che stava dicendo? Scusa che mi hai risposto, mi sono perso, era tipo due attimi fa. Era su sulle locandine dei video di YouTube. Sì. E c'è Prosaca Gaming che lo fa su YouTube, è un canale molto ignoto, per quello mi pare. Sì, in realtà credo di conoscerlo, quello YouTuber. No, comunque io sono talmente severo con gli spoiler che per me anche solo dire Path of Radiance dal capitolo 4 in poi, per me quello è già uno spoiler praticamente. Certo, cioè, è uno spoiler. Stai conoscendo i mercenari e poi... No, parliamo di cosa accade subito dopo che metti via la trama. No, non parliamone di quello... Cioè, ma infatti... Se no, scusa, a che servono quei capitoli? I capitoli in cui li conosci i mercenari.
Però sai, siamo comunità di Fire Emblem, intrinsecamente conosciamo tutti i giochi, quindi si può parlare da Vandera. Oh, insistono, eh? Ci sarebbe Selica. Niente. Che turni affascinanti, davvero. Cioè, gli piacciono davvero tanto ste illusioni. No, volevo schivasse. Che peccato. Io a questo punto potrei prendere Jenny. Uno è uscito dalla sabbia. Uno metterla qui, sabbia. Evocare di nuovo. E lo faccio comunque proprio per disprezzo. E nessuno attaccherà più i miei. Quella laggata non mi è piaciuta per niente. Neanche a me, ma adoro come il tuo 3DS gli piace anche a lui il deserto. Cioè, neanche... Fa talmente schifo questa mappa che il 3DS si rifiuta di averla sullo schermo. Ma secondo me ci credono tutti che è un 3DS. Eh sì, soprattutto è un 3DS molto particolare con questo schermo di lato. No, ma è la... da grafica. Don't wait to get ready to move out. Dai, anche te, ma... Dai. Meno male che ha colpito. Cioè, proprio... Diamo un level a Paselica, magari l'episodio finisce con stile. Vediamo se ci riesce. Vabbè, sì, tanto questo qua attaccherà le illusioni. Se colpisce, ok, ha colpito. Preferisco rischiare un po' di meno. Lo lasciamo qua. Kamui va qui. No, ma come Vivider gli è successo oggi con questa mappa? A me stava succedendo con Genealogy, col capitolo 4. Sì, cioè sono quelle mappe che sono fatte talmente male. Sì, ma poi la musica nel 4 è così spenta anche. Oh! Un altro ingranaggio. Cioè... La prima volta che ha deciso... Questa stupida chiavicella, prego, toglila appena puoi. Abbiamo già Claire. Nell'altro gruppo. Allora, aspetta un attimo che devo... Ok. Selica deve ucciderla. Sì, tanto Selica ucciderà. Così Mei non deve farsi colpire. Io non vedo l'ora che sia il prossimo episodio, perché avrò delle cose da dire su Clive. Ti giuro. Sì, su Clive ci sarebbe molto da dire. No, ti giuro, appena si esce dal villaggio che si visita, un discorsone mi partirà. Pieno di insulti e basta. Sta facendo l'ipocrita in una maniera assurda. Sì, veramente. Non si spiega che cosa è successo con Clive. Guarda, aspetto proprio il prossimo turno e poi questo qui lo fulmino. Vedi te come lo riduco. No, ma comunque Freccia Verde è tenerissimo, che sto aiutando per riscrivere la trama della SWAC con la grammatica. Sì. Quando io mi immergo nella sua trama con i problemi di famiglia, no? Mm-hmm. Che per me è un tema molto che mi coinvolge subito, e mi metto a dire vivacemente, no, fanculo sto personaggio. Lui, vicino, mi inizia a dire, no, ma li ho scritti così io. E io tipo, hai fatto bene a scriverli, stanno suscitando una reazione feroce. Sono curioso di vedere come andrà avanti la sua trama. Eh sì, io diciamo non lo conosco particolarmente bene, però. Cioè, tu Tempio, Temple of Ardesia neanche l'hai giocato ancora? Eh no, non ho avuto la possibilità. Selica che è salita in attacco e difesa, facciamo finta che ne sia valsa la pena, anche PS.
guarda, ne è valsa la pena giusto perché così non possiamo più vedere questo sacrilegio. Solo Vivider non è più tra noi. Noi altri siamo tutti vivi. E il bello è che neanche c'è dialogo qui. Eh no. Invece sì. Ok, c'è il dialogo dopo, però. La voce sua è carina. Non è una voce che ti aspetteresti. Il design di sto tizio a destra è anche carino. Was it deliverance? It was, wasn't it? Those lousy, no good, dung eaten. Actually, it was a girl and her friends. Some kind of priestess or something? E allora è stata una ragazza e i suoi amici? Perché è stata una banda guidata? Kind of an odd mix, if you ask me. A mercenary, che è Selica che gli diceva di muoversi una casella alla volta. Cioè, io sto traducendo giochi adesso e sento poi queste cose qua che cambiano completamente i dialoghi. È un classico per il fare ambedocchiati. Lost to a girl and some children? Who is she? I need information. All of it. Adoro la voce che è andato a Griffin. Madonna. Il doppiaggio è bello, soprattutto se doppia roba non censurata. Sì. Come cazzo mi avete visto il marchio? Cioè, neanche era vicina a voi, visto che ci ha messo 50 turni ad arrivare lì. Non mi andrete a dire che avete osservatori durante la sabbia. Aveva il tempo di sposarsi per genealogy. Dio mio. Ma ah, questo l'hanno detto bene invece. Ma certe volte è giustificabile che non traducano la lettera, perché l'italiano e l'inglese hanno strutture molto diverse grammaticali. Sì, ma in questo caso la sugna, sai, il grasso di maiale. Ma io ti giuro, io adoro i giochi tradotti perché mi fanno imparare parole nuove. Sì. Anche banalmente Mario Party per GameCube c'hanno delle parole che in italiano non sento mai. Dei 2002, 3, 4, no? In quegli anni sono usciti. E anch'io a volte mi trovo un po' indeciso su che parole utilizzare. Le traduzioni italiane dell'era del GameCube mi stupiscono, in senso positivo. Sì, io infatti utilizzo, pensa, ho utilizzato Path of Radiance più come esempio di giochi come questo, Engage. No, ma altro che le opere a letteratura italiana, Path of Radiance te devi leggere, bro, cacchio. Sì. Quella ah, è vero! Che qui c'è tutto il discorso... delle unità esclusive. Esattamente. Però ne possiamo parlare la prossima volta che ci siamo, se vuoi. Sì. E anche perché io non so... Te lo spiego io quando sarà il momento, tranquillo. Finora non ho mai detto. O meglio, no, lo so come funziona, solo che non mi ricordo quale dei due è migliore. Ah, quello non lo so. Quello io non lo so. Io ho solo scelto uno di loro perché aveva il supporto con Jenny. Eh sì, anch'io. E probabilmente quindi abbiamo scelto lo stesso... Vabbè, almeno, a parte che il cimitero ancora non si è aperto, ma poi... Possiamo partire con l'esplorazione la prossima volta che torniamo da Selica. Sì, quindi almeno non una mappa maledetta e proprio ai livelli di non si sa che cosa. Se posso permettermi, abbiamo fatto del nostro meglio per rendere vivace almeno il commentario durante il deserto. E siamo a un'ora di video! Davvero? Sì! Questo però c'è il cimitero anche. Sì, non so come farò. Ah, poi la clip di cui parlavi prima con i maghi di Genealogy, mettila in descrizione. Sì, c'è il link al canale Twitch, quindi potete andare a vedere tutte le clip, comprese quella lì, i nostri combattimenti in cui Aira manca 5 volte di fila. Che le clip la maggior parte le faccio io, quindi gli do i titoli appropriati, mi fa sì. Facile da trovare. E anch'io ne ho fatte un paio l'ultima volta, solo che la funzione di Twitch diciamo che non è proprio il massimo per me. No, anche a me a volte mi salva la clip prima di averla finita, io sono tipo cosa fai, bro? Sì, cioè, dai, come funziona sta cosa? La prossima volta vedremo Clive. Vero. Non avrò niente da dire. Beh, ci vediamo alla prossima.
bastardo che ci ha abbandonato l'altro. Ci vediamo alla prossima.